A San Domenico Maggiore centinaia di ragazzi hanno preso parte alla Settimana della Memoria, una rassegna di iniziative sulla Shoah e sulla Seconda Guerra Mondiale organizzata dal Comune di Napoli col contributo di diverse associazioni. Questa mattina l'incontro col regista Francesco Patierno, autore del film documentario Napoli 44, a cui hanno preso parte fra gli altri il presidente dell'ANPI Napoli Antonio Amoretti e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. È un inglese che viene a Napoli pieno di luoghi comuni ma ne esce innamorato. Innamorato con un rapporto di grossa empatia con la città e con i suoi abitanti e che scrive, secondo me, il più bel libro mai scritto su Napoli, Napoli 44. E consiglio a tutti di leggere per capire non solo il nostro passato ma anche il nostro presente e probabilmente il nostro futuro. C'è questo meccanismo drammaturgico particolare che cerca di unire il passato con il presente, di costruire, come dire, un'unica direttrice emotiva, cioè continuamente un confronto tra la città del passato, quella di oggi, e attraverso questo confronto possiamo capire tantissime cose. Perseguitati gli omosessuali e dimenticati dalla storia, perché di omocasto si è parlato solo negli anni Ottanta, di persone a cui fu negato persino il sonno perché dovevano dormire con le mani alzate e la luce accesa, persone alle quali fu negata persino la dignità della morte, perché le urne di queste persone non furono accettate dai familiari, perché c'era un bollo che era quello del triangolo rosa, per cui la storia si può anche facilmente ripetere. Oggi è cambiato tanto, è arrivata la legge sulle unioni civili, ma bisogna tenere la guardia alta e l'attenzione sempre al massimo livello. La memoria è fondamentale per sapere quello che è accaduto, come ci siamo liberati dalle dittature, ma anche perché la libertà non è per sempre. Tra il Mar Mediterraneo, il mondo arabo e altre parti del mondo ci sono ancora dittature, ghettizzazioni, persecuzioni, odio razziale, quindi non è ancora un mondo giusto e uguale come vorremmo, quindi i giorni della memoria servono per lottare per la libertà, l'uguaglianza, la fratellanza e la solidarietà. A San Domenico Maggiore è esposta anche la mostra Storie di giocattoli, dedicata alla memoria del piccolo Ernst Lossa, uno dei tanti bambini zingari tedeschi che persero la vita per mano nazista. È una storia dolorosa di una vittima, però anche di un eroe, perché Lossa ha tentato di fuggire con altri bambini, ha tentato di rubare da mangiare per poter sopravvivere, alla fine è stato ucciso da un'iniezione letale. I giocattoli, con il loro rimando all'infanzia, ci impongono una riflessione, un impegno sul diritto dovere alla pace e alla felicità. La settimana si concluderà il 27 gennaio, giorno della memoria, con le celebrazioni istituzionali.